Misha, Sapa, Omaha, Ja, et tu nous dis, quand tu es ici, je ne lâche pas. À tel point que je ne peux plus. Kadisha, Safa, Omaha, Ja, et tu nous dis, quand tu es ici, je ne lâche pas. À tel point que je ne peux plus. Hey, maar, wat is er ook? Profesano davanti a te, gli allievi con i loro
nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio e Dio, e viverà con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Carissimi Crescenzo e Rosa, siete venuti insieme nella casa del Padre perché la vostra decisione di unirvi in matrimonio riceva il suo sigillo e la sua consacrazione davanti al Ministro della Chiesa e davanti alla comunità. Voi siete già consacrati mediante il battesimo, ora Cristo vi benedice e vi rafforza con il sacramento nuziale, perché vi amiate l'un l'altro con amore fedele e inesauribile. E assumiate responsabilmente i doveri del matrimonio. Pertanto vi chiedo di esprimere davanti alla Chiesa le vostre intenzioni. Crescenzo, Rosa, siete venuti a celebrare il matrimonio senza alcuna costrizione, in piena libertà e consapevoli del significato della vostra decisione? Sì. Sì. Siete disposti, seguendo la via del matrimonio, ad amarvi e onorarvi con l'altro per tutta la vita? Sì. Sì. Siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarvi e educarli secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa? Sì. Sì. Se dunque le vostre intenzioni del matrimonio, datevi la mano destra ed esprimete davanti a Dio e alla sua Chiesa il vostro consenso. Io, Crescenzo, accolgo te, Rosa, come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre nella gioia e dolore, nella salute e nella malattia, di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io, Rosa, accolgo te, Crescenzo, come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre nella gioia e dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Il Signore onnipotente e misericordioso confermi il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi ricordi della sua benedizione. L'uomo non osi separare ciò che Dio unisce. Signore, benedici questi anelli nuziali, gli sposi che li porteranno custodiscano integra la loro fedeltà, rimangano nella tua volontà e nella tua pace,
e vivano sempre nel reciproco amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Crescenzo, ricevi quest'anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Carissimi Crescenzo Rosa, avete celebrato il sacramento del matrimonio, manifestato il vostro consenso dinanzi ai miei testimoni. Oltre alla grazia divina che effetti stabiliti dai Santi Grandi, il vostro matrimonio produce anche gli effetti civili secondo le leggi dello Stato. Vi do quindi lettura degli articoli del Codice Civile riguardanti i diritti e doveri dei coniugi che voi siete venuti a rispettare.
Attenzione, un altro solo.
Saluta! Raffaella, ragazzi fermi, un attimo, ok. Ragione, no, che no, la no, 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 tu, tu. A me. Ma tu sei solo che sei stato? No, perché se mi alzo sono più alto e mi schiaccio. Ma quando ha fatto? Ma tu mi rispondi pure poi! Allora, mi chiedo sta malamente, va bene, a posto. Ma no. Ok. Anna, fai vedere se fate un passo avanti. Ok. Ragazzi, fermi. Aspetta, è l'altra uno che ci prende un momento. Non so perché è l'altra. In quel momento ci può capire, no? No, 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 no. Vedi, vedi.
tanta felicità, di tal luce veniva mamma, che ha fatto tanto per te, e mo insieme da vimma cantare. Tanti, tanti, tanti auguri belli papà, tu con me si nasce. Tanti auguri, tanti auguri.